Benvenuti a questa nuova edizione del TG Curioso, notizie dal mondo dei codici QR. La prima notizia viene da New York. La Melville House, che è una casa editrice di Brooklyn, ha deciso di lanciare questo nuovo concetto, questa nuova idea degli hybrid book, ossia dei libri appunto ibridi, in cui oltre al classico contenuto testuale, sarà possibile accedere a dei contenuti extra di tipo multimediale, quindi digitali. E questo che loro hanno deciso di chiamare illuminations, quindi illuminazioni. Quindi nei testi, nei libri pubblicati da questa casa editrice, dalla Melville, ci sono già alcuni testi pronti su Casanova, Chekhov, Joseph Conrad e così via. Ci saranno all'interno delle pagine o in quarta di copertina dei codici QR che permetteranno di accedere a dei contenuti extra. E questa è un po' l'idea, la mia idea del book e, dove la E è di Electronic e alla fine, che lanciai quando realizzai, appunto, per chi mi segue lo sa, questo libro che è Geofilm Roma, che è una guida alle location cinematografiche, ai luoghi del cinema a Roma, appunto realizzato attraverso l'uso dei codici QR, che quindi permette di accedere in questo caso a dei film, di spezzoni di film su YouTube o alle Google Map. Quindi la Melville House, anche lei, lancia questa idea di un'editoria ibrida. Allora, vediamo adesso ad un'altra applicazione. In questo caso in ambito sanitario mi sembra un'applicazione molto interessante, oltre che intelligente, ed è praticamente un aiuto per le donne per programmare, diciamo, prendere un appuntamento per una mammografia. Quindi sarà possibile, in questo caso l'applicazione sta avvenendo se non ricordo male, in Georgia, negli Stati Uniti. E quindi, diciamo, il servizio sanitario mette a disposizione appunto questa applicazione attraverso un codice QR che si troveranno su giornali, riviste specializzate, all'interno degli studi medici, nelle sale d'attesa e così via. Questi codici QR permettono alle donne di prendere direttamente dal proprio smartphone, senza, diciamo, pensarci troppo, un appuntamento per programmare appunto un appuntamento per una mammografia. E questo mi sembra un'applicazione molto utile, anche molto interessante, perché facilita e ottimizza il tempo in cui, di scelta e di decisione diciamo, delle donne per programmare un appuntamento di questo tipo. Adesso vediamo un'altra notizia che ovviamente per me, che sono un appassionato oltre che di tecnologia e di codici QR, anche di monete, mi ha reso veramente felice, perché è la prima moneta al mondo emessa con un codice QR, quindi una prima moneta curiosa. È stata emessa dalla zecca di Utrecht, quindi la zecca olandese, in occasione del centenario appunto della zecca. E quindi, come vedete, al centro del rovescio della moneta c'è un codice QR perfettamente funzionante, che porta al sito della zecca e si ottengono delle informazioni. Si può navigare all'interno del sito attraverso lo smartphone. Quindi, diciamo, è un interesse particolare per questo mondo dei codici QR anche sulle monete. Allora, c'è da dire che c'è molta attività intorno all'utilizzo dei codici QR come sistema di pagamento. In questo caso, c'è una compagnia che si chiama Quapay, che ha realizzato questo sistema di pagamento attraverso appunto il cellulare, attraverso un codice QR, che in questo caso viene utilizzato al contrario, cioè viene mostrato il codice QR ad uno scanner. Questo codice QR ci identifica, diciamo, come utenti di un sistema di pagamento. Quindi ci si registra al sistema di pagamento. Si ottiene un codice QR personalizzato che risiederà sul nostro cellulare, e quando andiamo nei negozi che hanno aderito a questo sistema, si mostra sul lettore della cassa il nostro QR e ci si chiederà di inserire solo il PIN della transazione. Vediamo se riesco a farvi vedere
un po' il sistema. Ecco, vedete la signora alla cassa incomincia a inserire i propri dati nel sistema e fa apparire il QR sul cellulare. Adesso lo mostrerà alla cassiera che con il suo scanner individuerà le credenziali di pagamento e avverrà la transazione. Adesso lei dovrà inserire il PIN per approvare il pagamento e la transazione è terminata. Ecco, c'è da dire che c'è appunto una grande attività intorno ai sistemi di pagamento mobili, ovviamente, e anche la Mastercard ha creato un proprio sistema, sta creando una propria piattaforma proprio con l'uso dei codici QR, quindi seguiremo anche questi aspetti. L'altra informazione interessante è relativa alle Poste Canadesi, di cui non credo di avere un'immagine, ma insomma le Poste Canadesi hanno incominciato a raccogliere i feedback dei propri utenti proprio all'interno degli uffici postali con i codici QR. Quindi questi codici sono stampati in terra, vicino alla linea che delimita la fila con gli sportelli, oppure sono sulle pareti, oppure addirittura ci sono come una specie di post-it, dei foglietti che si possono staccare e portare a casa con dei QR, che hanno dei QR stampati sopra. E attraverso appunto lo smartphone è possibile inquadrare questi codici e accedere al sito dove si potrà dare un proprio giudizio, quindi un proprio rating, un proprio feedback sul servizio che l'utente ha ricevuto nell'ufficio postale e anche lasciare dei commenti. Quindi un utilizzo estremamente interessante dei codici QR in questo caso. Allora, un'altra applicazione, che in questo caso stiamo nel Maryland, negli Stati Uniti, è quella del sistema di pagamento dei parcheggi. Quindi è stato adottato questo sistema, che è stato chiamato Park Now, e si paga attraverso l'uso dei codici QR. Praticamente sul parcometro, ogni singolo posto ha un codice QR che lo identifica ed individua in maniera chiara, e tra l'altro si evitano anche gli errori umani in questo caso, e attraverso appunto il codice QR sul parcometro è possibile pagare il parcheggio direttamente dal proprio smartphone. Vedo se riesco a farvi vedere un po' anche in questo caso l'applicazione. Ecco, vedete, sul parcometro c'era il codice QR, si accede a un sito mobile, si selezionano la durata del parcheggio. Si riceve una ricevuta di conferma e poi tra l'altro sarà possibile, il sistema ti avvisa quando sta per scadere e sarà possibile anche estendere la durata del parcheggio. Allora, veniamo adesso a una notizia che insomma, per chi segue il mondo dei QR è stata particolarmente più volte, se ne è parlato più volte, che è quello della vediamo di ritrovare l'immagine, eccola qui, eccola. Praticamente la società Tesco in Corea del Sud ha creato questo sistema di acquisto di beni alimentari proprio attraverso l'uso dei codici QR. Ecco, ci troviamo nella metropolitana di Seoul. Quello che vedete è una specie di, appunto, di carrello, di bancone di un supermercato, ma non reale. Ci sono solo le immagini dei prodotti su quello stand, e sotto ci sono dei codici QR. Quindi attraverso il codice QR del singolo prodotto è possibile accedere, come vedete qui sulla sinistra, attraverso il cellulare al sito per la lettura delle ulteriori informazioni, per poterlo acquistare direttamente dallo smartphone, e il prodotto poi sarà spedito direttamente a casa. Quindi è un'applicazione molto innovativa. Probabilmente siamo ancora un po' Siamo ancora un po', sono un po' in anticipo con i tempi, ma direi che è un'interessante applicazione nel mondo dei codici QR. Allora, direi che per questa edizione è tutto.
Ci vediamo alla prossima e seguitemi anche sulla pagina Facebook Be Curious. Arrivederci. Grazie.